Ragazzi, oggi facciamo un video sui prodotti finiti del mese. Qui ho la mia borsina colma, insomma, abbastanza colma di cose finite, un po' di cose commestibili e qualcosa, soprattutto prodotti finiti tipo igiene personale e prodotti per la casa. Vi volevo subito mostrare, cioè iniziare dei prodotti commestibili. Perché vi volevo fare vedere questo, aspettate che cerco, questo budino al pistacchio. Ragazzi, è veramente veramente buonissimo. Praticamente questo budino l'avevo assaggiato la prima volta da una mia cara amica quando ci invitò a cena. E lei l'aveva servito su dei praticamente dei barattolini di vetro, tipo quelli del patè dei bambini, no? E poi l'ho provato anch'io di nuovo perché mi era piaciuto tantissimo. Quindi io oggi ne ho avanzata ancora una bustina, ma c'è la scatoletta vuota e poi lo andremo a fare insieme, finito appunto la borsa dei prodotti finiti, andremo a fare questo budino di pistacchi insieme. Io lo farò con l'aggiunta degli amaretti. Spero di averceli, però dovrei ancora averne avanzati gli amaretti. Lo faremo con gli amaretti, appunto. Dentro ci sono due buste da 4 porzioni. Io ve lo straconsiglio, un budino della Cameo, perché è veramente veramente buono. Questo gusto al pistacchio è da provare. Quindi prodottino ok, poi i croissant del mattino, questi qua che io compro al Penny Market. Era la prima volta che li prendevo al gusto di crema, devo dire che sono ottimi, non sono nauseanti, la crema è delicata. Dentro ce ne sono 10 pezzi, è un prodotto italiano e io lo consiglio. Di patate, anche questo l'ho preso al Penny Market, è pronto in 5 minuti. Mi sembra che dentro ci siano 3 bustine, adesso non mi ricordo bene. Comunque, come purè non è, diciamo, non è come quello che si fa con le patate naturali, però devo dire che è buonina come purè di patate, quindi lo consiglio. Poi vi volevo mostrare, questo ho fatto un video solamente qualche giorno fa, il saccoccio. Io lo straconsiglio perché è veramente buono. Era un prodotto che avevo già provato un po' di annetti fa, adesso l'ho ripreso, io l'ho preso a gusto della paprika, però lo voglio poi provare nelle altre due versioni. Che mi sembra mediterranea e alle spezie, comunque lo consiglio vivamente. E appunto, se volete vedere come è la preparazione, andate a vedere il mio video su questo prodotto del saccoccio. Quindi consigliatissimo. Passiamo invece ai prodotti del lavaggio. Io ho finito 2 ammorbidenti perché io l'ammorbidente lo faccio andare tantissimo. E l'ultima volta ho preso questo qui della Vernelle, l'ho preso al profumo di orchidea nera e olio di patchouli, a me piace molto, e poi fiore di frangipani e olio di cotone. Tra i due opto più per questa profumazione qua. Però devo dire che entrambi sono molto delicati e molto intensi come profumi, quindi promossi. Questo è il detersivo in polvere che prendo. Questo qui mi sembra che l'ho preso al Penny, ma no, al Penny, all'Eurospin. Ragazzi, è un prodotto. Diciamo, se dobbiamo prendere la polvere da lavare economica, prendiamo questo, però non è il massimo, devo dire, sono sincera. Quindi
vabbè, se devo risparmiare, risparmiare, lo prendo però, non lo straconsiglio, ecco. Però, oddio, l'ho fatto andare lo stesso. Poi, questi prodotti per il lavamani, questo della Nidra, prodotto Eurospin, e questo della Today, questo qui è i fiori sensitivi skin, sono abbastanza buoni come prodottini, li riacquisterei sinceramente. Per lavarsi le mani hanno un profumo delicato che va bene. Quindi due di questi. Poi Borotalco Roberts, che a me piace molto. Diciamo che quando finisco di fare la doccia, specialmente d'estate quando fa molto caldo, mi piace, però lo uso tanto sinceramente anche per il mio Yuki, quando lo pettino, gli passo le salviettine umidificate, poi gli do un colpo di borotalco, gli rende il pelo profumato e morbido. Quindi Borotalco Robert sicuramente promosso. Poi profumino per la casa, avevo preso questo, il Frutti di Bosco della Air Fresh, e devo dire che è molto buono. Ha una fragranza molto intensa, molto gradevole, un po' dolce, però non nauseante. E quindi è un prodottino, è una profumazione che ricomprerei volentieri. Poi, opla, c'era ancora un goccino di acqua dentro della doccia. Questo prodottino, che è un balsamo, ma secondo me fa più da maschera che balsamo, io ve lo straconsiglio perché è veramente, veramente ottimo. Ti lascia, dice, 3 minuti miracle. E credetemi che è veramente così, perché lascia i capelli morbidissimi e lisci, specialmente quando andate a metterlo dopo lo shampoo e pettinate i capelli, poi li sciacquate, rimangono, sembrano di seta. Quindi della Pantene, ottimo balsamo, consigliatissimo, super super promosso. Poi questo invece è il shampoo della L'Oreal, il Elvive, è veramente buono anche questo qui per capelli molto secchi e crespi, perché io comunque ho un capello, specialmente sulle punte, abbastanza secco, e quindi va benissimo come prodotto. Anche questo lo consiglio vivamente. Invece, quello l'ho lasciato per ultimo apposta. Un prodotto che non ho ancora finito, però lo voglio bocciare alla grande perché non mi è piaciuto, è il dentifricio della Mentadent, perché l'ho trovato durissimo come pasta, non mi piace neanche come, diciamo, gusto, nel senso che non lo so, non mi è piaciuto per niente, specialmente perché ha questa pasta dura 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 che, a differenza di altri dentifrici, cioè, vedete, non è ancora finito, ma non vedo l'ora di finirlo perché non mi è piaciuto. Quindi, dentifricio Mentadent bocciatissimo. E quindi ho finito i miei prodottini del mese che ho promosso e ho bocciato. Adesso andiamo a farci il nostro budino al pistacchio e niente, seguitemi.
qui la mia variante del budino al pistacchio con amaretti e brandy, spolverizzato con cacao amaro. Ciao, alla prossima!